Vieni, vieni. Tanto ti rimedio un attimo dei locali per domani sera. Devi andare a San Raffaele, a Jean Le Pen. Oddio, Mastro Lindo. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più, come dice Battisti. Ma chi è questo? È ruffiano della motocicletta. A sto coso con sereno, mo. Alto. Fermo con le mani e soprattutto coi piedi. Io sono un ambasciatore, come se portassi una bandiera bianca. Entriamo in casa e parliamo. Anzi no, forse è meglio che vai avanti tu con quei piedi. Je vous en prie. Allora, l'imbasciata? Follow me? Prego. Voi conoscete Abbagnano? I fratelli col canotto? So forti. No, Nicola Abbagnano, il filosofo, quello dell'esistenzialismo positivo. Mai coperto. Evidentemente lei si è interessata di altre correnti filosofiche. Beh, Abbagnano, Nicola, dice che la povertà è una condizione psicologica, praticamente una malattia. E sti cazzi? Quello mi pare che non lo dice. Comunque, voi siete poveri, no? Voi siete poveri, è evidente, siete degli straccioni, degli straccionacci immondi. Beh, niente paura, Abbagnano dice che volendo potete guarire. Oh, ma reagisci, no? Ci ha detto straccioni due volte. A noi straccioni? Ma io a questo lo starei. Ah, no! Oh, caro Marco, che ci vuol? Tu vieni con me, io ti porto sulla barca da Leonora, dalla mia Leonora, che purtroppo ti aspetta. E questa valigetta piena di soldi, 50 milioni uno sopra l'altro, diventa tua. No! Non ancora. Allora, esigo una risposta. Ci pensi te? Lo devo considerare un rifiuto? Dai il calcio, va. No, i calci in culo no, tu c'hai questo vizio dei calci in culo, guarda che non è bello, è brutto come vizio, mi appellerò a Amnesty International. Via, non fatte più vedere, tacci tua.